troviamo all'interno della Torre di Carlo V, il monumento storico più rappresentativo e caratterizzante di Porto Empedocle, monumento che nei secoli fu destinato ad usi diversi. Torre feudale, torre di guardia contro le incursioni dei pirati barbareschi, caserma, casa di pena. Alla storia di Agrigento, che in ogni epoca, dalla sua fondazione in poi, tenne ad essere una città marinara. Secondo Polibio, la città fu costruita sull'altipiano, ma al tempo stesso vicino al mare, sicché gli abitanti di nessuno dei vantaggi derivanti da esso furono privi. Secondo Diodoro Siculo, Acragas fu una città assai ricca e splendida, e tale ricchezza le venne dal commercio che esercitava con l'Oriente e con la vicina Cartagine. Il suo porto sorse a breve distanza dalla città, presso la foce del fiume nella località chiamata oggi San Leone. I romani lo chiamarono Emporium. Non fu un vero e proprio porto, ma d'altra parte, come osserva lo Schubring, il naviglio mercantile dell'epoca non richiedeva grandi attrezzature portuali. Esso fu piuttosto un semplice ancoraggio, o meglio, un epineion, come lo chiama Strabone, sufficiente al commercio esercitato dalla città. Secondo Illuminato Peri, fino alla metà del secolo XII, gli approdi della Sicilia meridionale erano quasi tutti alle foci dei fiumi, non solo a Mazara e a Licata, ma anche a Scicli e a Lentini. Nell'anno 827 d.C., Agrigento fu occupata dagli arabi. Col nome di Girgenti si sviluppò sulla collina e fu città di grande importanza, civile e militare. Ascoltiamo su questo argomento il notissimo brano del geografo arabo Edrisi, nella traduzione di Michele Amari e nella lettura di Enzo Alessi. Città popolosa, nobilissima, frequentata molto da stranieri che vanno e vengono. Ha eccelsa e forte rocca e contrade fiorenti, paese di antica civiltà, celebre in tutte le regioni. Dico anzi che Girgenti è uno dei propugnacoli più formidabili ed una delle terre più illustri. Quivi traggono i viandanti da ogni parte del mondo, quivi si adunano le navi e le brigate.
In epoca musulmana e nel corso del IX secolo venne abbandonato il porto dell'Emporium alla foce del fiume e ne venne costruito uno nuovo ad occidente nella zona dell'odierna porto Empedocle. Il nuovo porto fu detto Caricatore di Girgenti. Il collegamento fra la città e il molo fu offerto dalla Trazzera che per un percorso di 3 miglia univa il Rabat alla marina. L'insenatura era allora molto più profonda ed il mare copriva la maggior parte delle zone dell'attuale centro storico. Questa notizia, dimostrata dall'indagine geologica e dal rilievo degli spostamenti della linea della costa, è stata riportata dal Peri nella sua opera Girgenti, porto del sale e del grano. Il 25 giugno del 1087 Agrigento si arrese ai Normanni che la riconquistarono al cristianesimo, la cinsero di mura e vi costruirono la cattedrale di San Gerlando. Ma già da molto tempo il nuovo porto, detto Caricatore di Girgenti, era in attività. Ma che cosa erano esattamente i caricatori? Erano dei grandi magazzini che avevano il compito di raccogliere le derrate. Ovviamente queste esportazioni non avvenivano liberamente come avvengono adesso, ma erano tutelate e stabilite dal governo municipale. Per ogni salma di frumento, circa 224 kg, si pagava ad esempio una tassa di 3 tarì. I vettori che portavano il frumento dalle aziende agricole al caricatore di Porto Empedocle si chiamavano appunto portonari, i quali camminavano con una lunga colonna di muli. Che cosa erano dunque i caricatori e di quali infrastrutture erano dotati? I caricatori erano i punti della costa siciliana in cui venivano effettuate le operazioni di imbarco ed anche di sbarco per la verità delle derrate. La spiaggia delle prove, perché di spiaggia si trattava e non di strutture portuali nel senso moderno del termine, veniva considerato appunto non soltanto una spiaggia in cui venivano le operazioni di imbarco, ma il complesso dei magazzini a terra in cui venivano depositate appunto il frumento e le altre derrate. Le strutture portuali del tempo erano formate praticamente da un pontile di imbarco fatto in legno che consentiva appunto di, inoltrandosi nel mare, di raggiungere un pontale tale per cui le barche, diciamo così, le imbarcazioni che dovevano caricare insomma, potessero non toccare il fondo. E questi pontili ebbero una grandissima importanza. Quello del caricatore del Porto Empedocle, diciamo così, partiva vicinissimo alla secca che c'è vicino alla torre di Carlo V e se non c'era, io ritengo, per una cinquantina di metri. Le operazioni venivano fatte a mezzo di barche che trasportavano le merci di cui erano state caricate fin sotto il bordo dei bastimenti ancorati in rada. Al massacrante lavoro di carico e scarico provvedevano gli uomini di mare che, curvi sotto il peso di 4-5 coffe piene di merce, si inoltravano in acqua dall'alba al tramonto. I caricatori durarono in Sicilia fino all'inizio del secolo scorso. Il durissimo lavoro degli uomini di mare continuò a svolgersi con le stesse modalità descritte fino a qualche decennio fa. Ed ecco quanto è riportato nelle memorie storiche agrigentine del Picone a proposito del caricatore di Girgenti al tempo dell'arrivo dei Normanni. La città nostra presentava, allo entrare nei Normanni, un grande movimento commerciale ed industriale, fecondo di pubblica e privata ricchezza.
abbandonato, non so quanto il perché, lo antico emporio, che vedemmo sorgere alla foce della Cragas fino al secolo VI, la marina nostra si raccolse nel sito ove sorge Porto Empedocle ed ivi, scavate nella marna compatta, ampie e profonde fosse e costruiti immensi magazzini, vi si serbavano i grani e qualunque specie di derrate che esportavansi o per l'estero o per cabotaggio. Ma che aspetto aveva il villaggio in quel periodo? Dalla sua origine fino al XVIII secolo, l'aspetto del villaggio fu caratterizzato dalle ampie e profonde fosse e dagli immensi magazzini descritti dal Picone. Fra questi si incuneavano spazi e sentieri regolari indicati dal popolo come Crucivecchia, Mezza Marina, Chiano dei Sospiri, Canneggi, Catina, Ancapa Lanterna, pittoresche denominazioni dialettali ancora oggi usate dalla gente del luogo. Come della città di Agrigento, che sono dovute all'esistenza di questo punto di imbarco dove ora sorge l'attuale Porto Empedocle. E si può addirittura asserire, e non sono io ad asserirlo, ma è il grandissimo storico Michele Amari, che Agrigento, nel momento in cui venne liberata dagli arabi in seguito al conflitto dei Normanni, venne destinata a sede vescovile proprio per l'importanza del suo porto. E deve si a questo punto dire e chiarire che la diocesi vescovile di Agrigento di quel tempo, negli anni dell'undicesimo secolo in poi, non è che corrispondeva all'attuale diocesi territorialmente parlato, perché comprendeva intanto quasi tutta la provincia di Caltanissetta, una certa parte della provincia di Trapani e una certa parte della provincia di Palermo, perché la diocesi vescovile di Agrigento arrivava quasi ai confini di Monreale. Il 28 ottobre 1357 il re Federico III d'Aragona concedeva a Giacomo Luparello di Girgenti i beni acquisiti al fisco del traditore maestro Gerardo il Terrana, medico fisico, e specialmente il giardino della fonte e la torre della marina di Girgenti. Nel 1357, dunque, nella marina di Girgenti esisteva già una torre feudale e questo antichissimo documento, scoperto di recente, ne è la prova. Nel 1360 la torre venne concessa dal re Federico a Federico Chiaramonte ed ecco l'atto di donazione. Noi Federico, per grazia di Dio, re di Sicilia e duca di Atene e di Neopatria, in virtù della presente disposizione vogliamo che sia reso noto ai presenti e ai futuri che a domanda del nobile Federico Chiaramonte, nostro fedele, gli doniamo e concediamo graziosamente per sé e per i suoi la torre della nostra curia posta nella marina della nostra città di Girgenti con diritto a percepire i proventi dovuti alla stessa torre in ragione di grano 1 su qualunque salva o cantaro per genere in misura o in peso da estrarsi dalla predetta marina di Agrigento per essere trasportata per mare in Sicilia ed oltre. Ma il proprietario della torre non era l'unico feudatario del luogo. Il pontaggere era il feudatario che in cambio di una percentuale su tutte le derrate imbarcate si impegnava a costruire a proprie spese il pontile e a curarne la manutenzione. Un diploma conservato nella biblioteca del Senato di Palermo definì il caricatore di Girgenti come lo migliori del regno. Il nostro caricatore era l'unico in tutta la meridionale riviera di Sicilia e nella nostra rada approdavano moltissimi legni che in pochi giorni fornivano il loro carico e spandevano i nostri prodotti agricoli fin nell'Oriente per cagione delle guerre delle crociate e da quelle estreme regioni importavansi fra noi quelle merci preziose e quelle ricchezze
che furono talmente fra noi profuse da provocare nel secolo XV dal governo un infrenamento al lusso delle donne girgentine. E ciò avveniva perché qui vedeansi confluire i frumenti dei paesi convicini e di quelli di Caltanissetta, Pietrapersia, Racalmuto, Mussomeli e Bivona, e gli importatori provvedevansi in girgenti di tutto ciò che era loro necessario, dal che sorgeva quel moto, quel traffico, sicché tale era la gente che accorreva fra noi, che per usare delle espressioni contenute in uno degli antichi capitoli della città nostra, ogni giorno era una fiera. Seconda metà del secolo XVI, per mezzo dei loro ambasciatori, Giovanni Lamantia e Graziano Cini, chiesero al re l'abolizione dei caricatori concorrenti. Il re respinse la richiesta, tuttavia agevolò il caricatore di Girgenti, limitando ai rispettivi hinterland l'attività dei caricatori concorrenti e abolendo il dazio di 10 grana che si pagavano per ogni salma di frumento. Nel 1554, sotto il vicereame di Giovanni Vega, venne ristrutturata la vecchia torre medievale. Questa costruzione, detta Torre di Carlo V, è una massiccia e imponente opera a tronco di piramide, a pianta quadrata, alta 37 metri e chiusa in alto da un'ampia terrazza. Il muro che guarda a nord-est è abbellito da uno stemma con le insegne imperiali spagnole e da un blasone sul quale si legge il motto «Malo mori quam fedari», cioè «preferisco morire che essere disonorato». In origine alla torre si accedette attraverso una scala esterna ed un ponte levatoio, ed il largo portone era situato a circa 7 metri da terra, laddove ora si trova la prima finestra, a sinistra di chi guarda la facciata principale. Nel 1748 il re, sollecitato dal Gioieni, autorizzò la gettata di un molo. Il vescovo Gioieni, prelato dalle ampie vedute, si era reso conto che Girgenti poteva diventare un grande emporio di tutti i generi di esportazione. Il caricatore con i suoi immensi magazzini era stato limitato dall'apertura dei caricatori concorrenti, bisognava allora ampliare il porto sostituendo allo sbarcatoio un molo che egli pensò di costruire a sue spese. E qui avvenne una gara inimitabile tra Gioieni e Carlo III. Pregava il primo il suo re perché gliene avesse permesso la edificazione e questi rispondeva non essere quella opera di privati ma appartenersene ai sovrani il disegno e la esecuzione che a sé riservava. L'opera, iniziata nel 1749, fu compiuta nel 1763 dopo 14 anni di lavoro e costò la non indifferente somma di 507.000 ducati, ma si trattò comunque di una somma ben impiegata perché l'attività del porto assicurava allo Stato più di 200.000 ducati all'anno. L'autore, Salvatore Savalza, tracciò un molo di forma poligonale raffigurante un mezzo esagono con una lunghezza complessiva di 400 metri. La tradizione ricorda che per la costruzione del molo furono usati materiali tratti dalle rovine dei templi agrigentini
e in particolare dai ruderi del Tempio di Giove Olimpico. Il Geni, se avesse voluto, avrebbe potuto attingere alla cava, diciamo, chiamiamola così, alla cava che per quel tempo poteva essere l'Olimpion, perché fino allora non c'era l'amore, l'attaccamento, innanzitutto non si dava importanza ai ruderi che avevamo in Agrigento. Invece, recenti studi e documenti inediti hanno dimostrato che il materiale impiegato per la costruzione del molo provenne da Monte Rossello. Lo scempio dei ruderi del Tempio di Giove Olimpico, se veramente ci fu, viene attribuito a qualche anonimo fornitore cui era stata commissionata una qualche quantità di pietrame per il riempimento a mare. Con materiale proveniente dalla stessa zona di Monte Rossello fu costruita la capitania, cioè l'abitazione del capitano di porto e dei suoi subalterni. Nel 1750, in località Inficherna, venne ritrovato il sarcofago di Fedra, squisita opera romana del II-III secolo d.C., ispirata a modello greco. L'opera, che come dice il Picone basterebbe da sola a nobilitare un museo archeologico, oggi si trova nella chiesa di San Nicola, nella Valle dei Templi. Nel 1774 sorse la chiesa della Madonna del Buon Consiglio, comunemente chiamata Chiesa Vecchia. La data di nascita, 1774, si deduce da uno dei libri parrocchiali dimostranti che almeno da questa data la chiesa funzionava come succursale della cattedrale di Girgenti. L'idea di dedicare la chiesa alla Madonna del Buon Consiglio era venuta ad uno dei tanti immigrati, un napoletano proprietario di un bazar, che aveva regalato un quadro ad olio di detta Madonna. Nel prospetto vi è un occhio che fino al 1876 contenne il quadrante dell'orologio pubblico. Dal lato nord la costruzione è attaccata ad una modesta casa canonica ed anche alla Gran Corte, costruzione coeva alla chiesa che ospitava l'ufficio amministrativo dei grandi depositi di frumento che il governo borbonico aveva istituito per il popolo. Poiché il primo libro parrocchiale del 1774 e contiene l'elenco dei defunti, si deve desumere che almeno da questa data il caricatore di Girgenti avesse già un suo piccolo cimitero. Esso si trovava al di fuori dell'abitato, a monte di questo, e sorgeva sull'attuale piazzetta Santa Croce. Verso il 1780 il progressivo interramento del porto, che richiedeva continue operazioni di espurgo, indusse il re Francesco I a disporre l'invio di 200 condannati ai lavori forzati.
Asburgo veniva curato da parecchie opere di scavo rappresentate da larghe zattere governate da forzati. Un grosso cucchiaione di ferro, conficcato nel fondo fangoso, veniva poi elevato a forza di argano, o meglio, a forza di muscoli, fino all'altezza di una barcaccia dove si riversava il materiale da depositare fuori del porto. Appendici della torre di Carlo V, cioè del bagno penale, furono il Rastiglio e la chiesetta di Piano dei Sospiri. I condannati di buon'ora uscivano dal bagno penale per essere condotti in un luogo vicino, il Rastiglio, dove la piazza Vittorio Veneto fa angolo con via Candella, da dove essi assistevano alla messa che un cappellano, retribuito dal governo borbonico, celebrava in una chiesetta situata al centro della piazza, in breve sfondo, ma con larga porta, perché facilmente si potesse vedere il prete officiante. Finita, i forzati venivano distribuiti per squadre nel lavoro portuario, nelle cave di pietra, nelle campagne ed anche nelle vie del paese, per curarne la spazzatura, mentre il nucleo artigiano rimaneva nel Rastiglio ad attirarvi lavori quasi di esclusivo interesse dei cittadini. C'erano sarti, calzolai, falegnani, ferrai, cesellatori, c'era perfino un forzato maestro di scuola che tanti dei nostri vecchi addestrò nel conteggio e nella lettura e nella scrittura. Verso il 1830, col boom dell'industria zolfifera, il paese si arricchì di nuove costruzioni. Fu costruita l'ala sud di Mezza Marina, molti mercanti siciliani o addirittura stranieri vi fissarono la loro dimora. Si aprirono agenzie marittime e sorsero legazioni estere. L'industria, il commercio, la vera attività insomma, si era da un pezzo trasferita a Porto Empedocle, giallo di zolfo, bianco di marna, polverulento e romoroso, in poco tempo divenuto uno dei più affollati e affaccentati empori dell'isola. Ma anche là, la sovrabbondanza dello zolfo, per le condizioni malproprie con cui si svolgeva l'industria, l'ignoranza degli usi a cui quel minerale era destinato e dei profitti che se ne potevano ricavare, il difetto di grossi capitali, il bisogno o l'avidità di un pronto guadagno, erano cagione che quella ricchezza del suolo, che avrebbe dovuto essere ricchezza degli abitanti, se ne andasse giorno per giorno ingoiata dalle stive dei vapori mercantili inglesi, americani, tedeschi e francesi, lasciando tutti coloro che vivevano di quell'industria e di quel commercio con le ossa rotte dalla fatica, la tasca vuota e gli animi inveleniti dalla guerra insidiosa e feroce con cui si erano conteso il misero prezzo o lo scotto, il nolo della merce da loro stessi rinvilita. Nel 1845 si cominciò a costruire la chiesa del Carmine. I pescatori avevano ottenuto da un certo signor Giuseppe Gioia, a titolo gratuito, l'area occorrente alla costruzione della nuova chiesa da dedicare alla loro patrona Madonna del Carmine. I lavori ebbero inizio nel 1845 e proseguirono poi fino all'altezza dello zoccolo. A questo punto però l'opera venne sospesa per mancanza di fondi. Nel 1847 Ferdinando II di Borbone, re delle due Sicilie, sbarcato nel nostro molo per una visita ai templi di Girgenti, concesse un finanziamento di 400 ducati a favore della chiesa erigenda. Nel 1848 i fermenti liberali si registravano un po' dappertutto. L'eco dei moti raggiunse i forzati all'interno della torre, ma essi non l'intesero soltanto come aspirazione alla libertà della nazione. Gli ergastolani si agitarono nel tentativo di conquistare la loro personale libertà, ma il maggiore Sarzana, comandante del presidio, soffocò la sommossa a fucilate. Carri carichi di uccisi, buttati alla rinfusa l'uno sull'altro, teste e gambe penzoloni, le carni violacee, sanguinolente ancora,
lacerate dalle schegge delle bombe, passano per l'unica via del paese per trovare sepoltura sulla lontana spiaggia, come se responsabili essi fossero della loro morte violenta e perciò dovesse essere loro negata la pace nel cimitero del paese. Carri molti passarono così, tra il profondo cordoglio della nostra gente che nel proprio cuore non trovò che una prece pietosa per le vittime infelici. Andrea Camilleri dà di questi fatti una versione un po' diversa. I forzati, chiusi in una fossa angusta, quasi completamente senza aria, morirono per soffocamento e non per le fucilate. Il bagno penale fu definitivamente chiuso. Un'altra nave da guerra napoletana arrivò alla rada della borgata e segnalò qualcosa alla torre. Poi, o perché non aveva ricevuto risposta, o perché l'aveva ricevuto benissimo da qualche altra parte, dalla nave si staccò un canotto che diresse verso la riva. Mentre da bordo si tenevano i cannoni puntati sul paese, dalla nave scesero il comandante della nave e alcuni uomini dell'equipaggio, armatissimi. Fuori dalla grazia di Dio, l'ufficiale spiegò a Gaetano Attard, sì, proprio lui, vuoi perché uomo pubblico e vuoi perché evidentemente miglior chiodo del carretto, che gli abitanti avevano 8 ore per abbandonare le loro abitazioni. Dopodiché, a cannonate, manco una casa della borgata sarebbe rimasta in piedi, e se ne tornò sulla nave. Ci furono frenetiche reazioni. I notabili e i commercianti che disponevano di cavalli e carrozze presero per il sì e per il no il fuiuto verso le campagne. Guglielmo Perse, console inglese, salì sul tetto di casa sua e isò una bandiera alta 4 metri, in modo che quelli della nave sapessero a quali complicazioni internazionali andavano incontro se colpivano quelle mura. Ricordandosi di colpo della loro origine maltese, magari i Camilleri, i Boaggiar, gli Amel, i Cassar batterono bandiera. Non mancò di farlo pure Gaetano Attard, maltese come gli altri. Però subito dopo passò all'azione, ingaggiata una lancia con 2 vocatori e issatavi la bandiera inglese, si recò a bordo a parlamentare. Gaetano Attard parlamentò così persuasivo che la mattina dopo la nave non era più manco all'orizzonte. Nello stesso anno, 1848, il governo borbonico condannò a morte in contumacia il cospiratore Luigi La Porta. Nel 1852 si tentò di risolvere l'interramento del porto con l'aiuto di una moderna draga a vapore, ma i risultati ottenuti furono molto modesti. Il 2 gennaio del 1853 il re firmò il decreto di elevazione e decurionato del nuovo paese, a cui venne assegnato il nome di Molo di Girgenti. Territorio assegnato al nuovo comune confina ad est col burrone Caos,
ad ovest col torrente Cottone. A nord, con una linea ideale comprendente diversi feudi, da Durrueli a Piano Cavallo. A sud confina col mare. Primo sindaco del comune autonomo di Porto Empedocle fu il dottore Salvatore Sicurelli. Dimessosi dalla carica dopo un anno e mezzo perché medico condotto, venne sostituito fino alla scadenza elettorale dal signor Angelo Taschetta, consigliere anziano, o, come si diceva allora, decurione. Nel 1854 venne eletto sindaco il signor Gerlando Sorrentino. Nel 1855 venne costruito il nuovo cimitero sull'altipiano. Qualche tempo dopo vi vennero traslate le salme dei defunti sepolte nel vecchio cimitero. L'attuale via Spinola, tracciata sin dai tempi più antichi, cominciò ad essere fiancheggiata da costruzioni verso il 1850. Per tale motivo si rese necessario abbandonare il vecchio cimitero, sorto in quella zona parecchio tempo prima, quando il rione era ancora del tutto spopolato. Nel maggio del 1856 venne eletto sindaco il signor Gaetano Attar, eletto aggiunto sin dal 1843 e protagonista dell'episodio del 1848 narrato da Andrea Camilleri. Nel 1857 fu costruito il Palazzo Comunale. L'edificio, costato 9.176 ducati, si trova in quella che oggi si chiama Via La Porta e che era all'epoca la via principale. Febbraio 1860, sei grosse navi, tre inglesi, due americane ed una norvegese, spinte dalla tempesta, cercavano riparo nel porto. Dalla torre i cannoni suonarono, avvisando le navi che non dovevano avvicinarsi troppo alla riva perché i bassi fondali non lo consentivano. Le navi rimasero nella tempesta e finirono per naufragare in rada, proprio davanti al porto. Sei magnifiche navi di grosso tonnellaggio erano un mucchio di rottami sparsi in tutte le direzioni e più di 70 naufraghi si dibattevano tra le onde spumose, anelando disperatamente il lido da dove un popolo intero, fuso in un'anima sola, tentava i mezzi tutti di salvataggio che la pietà domanda al più audace ardimento. Nel luglio del 1860 la Sicilia tutta fu percorsa dai mille dell'impresa garibaldina. La colonna guidata da Nino Bixio, con il luogotenente, aiutante di campo, Menotti Garibaldi, figlio del generale, lasciando Corleone si suddivise in due gruppi. Il primo tronco
seguì questo itinerario. L'altro gruppo di garibaldini, guidato dall'ufficiale siciliano Agnetta, seguì un itinerario diverso. Da qui i due gruppi riuniti si mossero all'attacco di Girgenti. Il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d'Italia. Al molo era sindaco Tommaso Fazio. La capitale d'Italia, Torino, era parecchio distante dal molo di Girgenti, tuttavia non avrebbe tardato molto a farsi sentire.